Buonasera e ben ritrovati a questo consueto appuntamento con l'informazione di Telechiara. Come sempre andiamo a guardare assieme la tabella riassuntiva dei casi di positività al coronavirus nella nostra regione. I dati, lo ricordiamo, sono aggiornati a questa mattina alle 8. In Veneto sono 7.497 le persone oggi contagiate da coronavirus, a cui vanno poi aggiunti 18.895 veneti che si trovano in isolamento domiciliare perché positivi al test o perché entrati a diretto contatto con persone positive. Il cluster di Padova segna 81 casi in più, arrivando quindi a 1.807 casi. Verona è arrivata a superare il cluster di Treviso, arrivando a quota 1.645 persone positive. Treviso quindi è a 1.310, con 45 casi in più rispetto alla serata di ieri. E poi ci sono Venezia con 955 casi e Vicenza con 966, questi i più numerosi. Infine abbiamo Belluno con 329 e Rovigo con 122. Come avete capito, quindi, il numero dei contagiati continua ad aumentare, si è leggermente rallentato, secondo le parole di Zaia, rispetto a quello che era il quadro, la curva, la tendenza, lo ricorderete, i vari studi che sono stati fatti, siamo in ritardo di 3 giorni rispetto alla previsione, di conseguenza stiamo andando molto meglio, si va in via di miglioramento, ma non è sufficiente, bisogna arrivare e puntare a quota 0 contagi, ci vorrà ancora del tempo, ma l'impegno che tutti quanti veneti ci stanno mettendo rimanendo a casa è davvero fondamentale. E nella consueta conferenza stampa di questa mattina Zaia torna anche a parlare di quelle che sono le restrizioni e l'importanza di mantenerle, di continuare ad osservarle. Parla anche della necessità di ridurre quelle che sono le corse ai corrieri, agli spedizionieri, per evitare che queste persone vengano esposte al rischio e portino il rischio all'interno delle nostre aziende e delle nostre case. E poi parla di droni che potrebbero essere utilizzati per verificare, utilizzando un termoscanner, la temperatura corporea delle persone ed individuare quindi anche i positivi nel momento in cui si dovessero trovare fuori di casa. Ma ascoltiamo nel dettaglio il discorso del Presidente Luca Zaia. Io sono la prima persona in Veneto che, come si può dire, soffre questa situazione, la soffro non personalmente perché devo stare a casa, io sarei uno che è sempre in giro per i campi, soffro perché la devo imporre ai miei veneti, ma non ci sono alternative. Abbiamo governato bene fino adesso assieme alla sanità, facciamolo ancora. Un altro weekend di restrizioni secondo me ci paga sul modello che stiamo seguendo e quindi è cruciale che, io guardate, ve lo dico sinceramente, spero piova. È veramente il mio appello al governo che si adottino le intelligenze artificiali. Abbiamo droni che sono in grado di vedere e leggere la temperatura corporea della gente che gira per strada. Sarà fantascienza, è semplicemente un termometro usato in maniera diversa. È un termoscanner, no? Abbiamo la necessità di capire se nei flussi c'è qualcuno che è ammalato. Perché lo possiamo intercettare, lo possiamo testare e possiamo capire tante cose, anche eventualmente predisporre un isolamento fiduciario. I corrieri mi pregano di fare un appello e lo faccio volentieri. Mi dicono: noi siamo sempre al fronte, siamo per le case, per le aziende a consegnare pacchi. E i corrieri, sapete cosa mi scrivono? Magari in questo momento evitate di comprare cazzate, la custodia del telefonino, le monate varie, perché comunque capisco che siamo tutti a casa e magari l'acquisto online è una forma anche questa di antistress, però evitiamo, fatelo anche per voi, perché il corriere vi entra in casa, vi dà una bolla da firmare e il corriere comunque è come un'app impollinatrice, passa da un posto all'altro, può avere i dispositivi, ma nell'ottica del stiamo a casa, aiutiamoci anche con questo sistema. Qualcuno mi chiede: ma quando apriranno le scuole? Beh, forse non apriranno più le scuole, nel senso che si finirà l'anno scolastico. La vedo dura con questi numeri mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e soprattutto creare un popolo di contagiatori. E la prossima settimana sarà una settimana impegnativa e sostanzialmente oggi il pensiero più importante che abbiamo è nel Veronese. Nel Veronese perché molto probabilmente si porta dietro la contiguità con la provincia di Brescia,
nel veronese perché oggi è la realtà che ricovera più pazienti al giorno. Abbiamo le terapie intensive che sono assolutamente sotto tensione. I tamponi che noi abbiamo fatto sono 83.025. Di questi tamponi fatti al personale sanitario sono 27.436. Stiamo andando avanti con i tamponi del personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit, cioè manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata una macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno, speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, l'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno. Questo è un dato importante che vi volevo dire oggi. Vi ricordate che ieri vi ho detto, guardate che negli ospedali non ci sono solo i Covid, i 1.800, ma ci sono anche i pazienti normali. Eccoli qua. 8.860 pazienti no Covid, cioè quindi non coronavirus, che stanno occupando 160 postazioni di terapia intensiva. Aggiungo di più, rispetto alle sperimentazioni, vi annuncio già che AIFA ha dato l'ok, quindi in questo momento è riunito il nostro comitato tecnico-scientifico per la cura domiciliare, l'infusione domiciliare della idroclorochidina, insomma l'antimalarico, che se riusciamo a somministrarlo in casa, nelle prime fasi, potrebbe aiutarci ancora di più nella cura dei pazienti. Cioè uno comincia ad avere problemi respiratori, ha i sintomi del coronavirus, è positivo al coronavirus, viene fatta la somministrazione in casa. Penso che sia questione di ore per partire, appena ci arrivano i farmaci, per partire con la sperimentazione su Avigan. Sull'Europa, guardate, penso che qui dentro non ci siano anti-europeisti, no? Siamo tutti incalliti europeisti, ma abbiamo un modello di Europa in testa che non è quello che abbiamo sotto gli occhi oggi. È un'Europa totalmente latitante, cioè la latitanza dell'Europa in questo momento è scandalosa, cioè non ha dato un minimo di regia e di coordinamento sanitario. Addirittura sembrava quasi di vedere replicata la vicenda dell'immigrazione. Lampedusa è il confine d'Italia, non il confine d'Europa. Coronavirus è il confine italiano, non è un problema dell'Europa. Oggi siamo in pandemia, l'Europa non ha nulla da dire. La BCE non si sta muovendo come si sta muovendo la Federal Reserve. Abbiamo fatto una circolare esplicativa che va a diciamo così, indicare bene le uscite, gli spostamenti delle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto. Quindi questa categoria non solo lo spettro dell'autismo, ma anche la disabilità grave, quindi patologie legate appunto a crisi comportamentali, perché avevamo avuto la segnalazione anche da alcuni neuropsichiatri infantili che il rimanere troppo in casa per questi soggetti creava delle crisi comportamentali che poi implicavano anche i ricoveri ospedalieri, quindi da evitare in questo periodo. Quindi parte oggi una nota quindi a tutti i sindaci, ai prefetti e a tutti i direttori delle aziende sanitarie, che va quindi a in deroga rispetto appunto ai 200 metri che citava il Presidente, e chiaramente permettendo a queste persone con l'autocertificazione e il certificato che può poi redigere ogni medico insomma di riferimento, di uscire con un accompagnatore con i dispositivi quindi previsti, quindi la mascherina e quant'altro. Le restrizioni anticontagio per il coronavirus stanno portando anche serie difficoltà tra le coppie che vivono a distanza e che non hanno la possibilità di vedersi. È il caso di una coppia di amanti che è stata multata dai carabinieri di San Bonifacio per violazione delle restrizioni legate proprio al coronavirus, dopo essere stata scoperta mentre amoreggiava nella propria vettura. I due veronesi, 40 anni, sono stati sorpresi in auto seminudi in aperta campagna e si sono giustificati con i militari dell'arma, sostenendo che non sopportavano di vivere senza potersi vedere, quindi hanno implorato i militari di non essere multati.
E tra le tante difficoltà quotidiane ci sono anche quelle che vengono vissute dai medici. Sono 120 i nuovi camici bianchi che si apprestano a prestare servizio nel Vicentino, e ne abbiamo intervistate due giovanissime, pronte non solo ad affrontare quelle che saranno le difficoltà, ma anche con il cuore pieno di speranza e di voglia di iniziare a fare concretamente qualcosa. Caro collega, accoglierti nella comunità dei medici di Vicenza in condizioni tanto drammatiche della nostra professione e della vita del nostro paese è per me motivo di orgoglio e di commozione. È la lettera che il presidente dell'Ordine dei Medici, Michele Valente, ha inviato a 127 neolaureati pronti a entrare in servizio nelle aziende sanitarie tramite bandi e dichiarazioni di interesse. C'era bisogno di loro in corsia, subito, quindi l'esame di Stato lo completeranno in un secondo momento, così come la specializzazione arriverà in seguito. Valente ha firmato un provvedimento urgente. I giovani medici non andranno subito in prima linea. Naturalmente con la garanzia che non avranno contatti diretti subito con i pazienti, lavoreranno nei triage telefonici. C'è un po' di commozione, spiega Valente, nel pensare alle prove che da subito questi giovani dovranno affrontare. Anche un po' di timore per questo repentino ingresso nella professione, ma anche la consapevolezza che hanno le spalle larghe. 127 neolaureati, tutti vicentini della classe 93-94. Si tratta di medici che hanno superato un formidabile percorso formativo, difficile, rappresentano la migliore nostra gioventù. E c'è anche Asolo in provincia di Treviso con il sindaco che manda un videomessaggio rivolto a tutti quanti i suoi concittadini. Buongiorno a tutti voi. Pochi giorni fa mi è stato chiesta la disponibilità a rientrare al lavoro a tempo pieno. Come sapete stiamo vivendo una situazione di emergenza sanitaria a livello mondiale, a livello globale. Stiamo combattendo tutti contro un nemico invisibile che è il coronavirus. Alla richiesta io ho detto immediatamente di sì, perché sono convinto che ognuno di noi deve fare quanto può e quanto gli è possibile per vincere tutti assieme questa battaglia. Ho detto anche di sì dopo avermi confrontato con la mia famiglia, dopo un confronto con il vice sindaco, la giunta, il gruppo consigliare di maggioranza e dopo avermi confrontato anche con i diversi capi ufficio del nostro comune. Io li ringrazio tutti della disponibilità che hanno dato a proseguire l'attività amministrativa del nostro comune e sono certo che l'attività amministrativa non avrà nessun rallentamento, perché ognuno di loro sa esattamente cosa deve fare per portare avanti l'attività di Asolo. Ringrazio anche tutto il Consiglio Comunale per l'appoggio che ci ha dato e continua a darci in queste settimane. Molte delle decisioni che sono state assunte sono state condivise con tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, perché di fronte a questa tipologia di emergenze non ci deve esistere nessun tipo né di destra, né di sinistra, né di centro. Tutti devono lavorare assieme lasciando stare le polemiche. Andrò a lavorare all'interno di una rianimazione dedicata ai pazienti Covid, che vuol dire pazienti con il coronavirus. Per questo devo limitare quanto più possibile i miei contatti e la mia socialità. Ma esistono tanti altri canali per comunicare, tra cui uno è questo, i diversi social, WhatsApp, i messaggi, le telefonate, per cui io ci sarò. Sicuramente non potrò essere né presente fisicamente, né potrò essere pronto nelle risposte, ma il sindaco di Asolo continuerà ad esserci. Ne approfitto anche per ringraziare tutto quanto il personale per l'immenso lavoro che sta facendo. Voglio ringraziare anche i volontari della Protezione Civile, i volontari dell'Auser, tutte quante le persone di buona volontà che ci stanno aiutando, come pure le diverse ditte ed aziende che continuano a fornirci materiale da distribuire alla popolazione. È un bellissimo segno di positività, è un bellissimo segno di comunità. Voglio infine ringraziare ognuno di voi per il sacrificio che state facendo. Non è semplice rimanere in casa, non è semplice ribaltare completamente le nostre abitudini, ma è l'unico modo che abbiamo per vincere questa battaglia. Faccio un grosso augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini che sono affetti positivi da coronavirus, in particolare a quelli che sono ricoverati in ospedale e ancor più
in particolare per quelli che sono ricoverati in terapia intensiva. Un grande abbraccio a loro e a tutte le loro famiglie. Ci sentiamo presto, buona giornata a tutti voi e buona settimana a tutti voi. E questo è il secondo giorno di consegna scaglionata delle pensioni all'interno degli uffici postali. Abbiamo iniziato ieri partendo con la lettera A e la lettera B e si finirà il primo di aprile. Intanto vediamo come ci si sta organizzando su questo fronte a Vicenza. Il giovedì dalla A alla B, il venerdì dalla C alla D e via di seguito così fino alla Z di mercoledì 1 aprile. Sulla porta dell'ufficio di via Beroaldi affissa la turnazione per cognome, nuova procedura attivata in regime di coronavirus, onde evitare assembramenti e lunghe attese all'esterno, visto che all'interno possono entrare solo due persone per volta. I clienti sono stati divisi a seconda della lettera del cognome in ordine alfabetico per permettere appunto un afflusso agevole negli uffici e devo dire che i cittadini stanno collaborando molto bene perché alla fine della prima giornata abbiamo ottenuto un afflusso assolutamente gestibile. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti presso l'ufficio postale dovranno dunque rispettare lo scaglionamento. Infine, l'invito a entrare in posta esclusivamente per operazioni indifferibili. Fino a ieri i cittadini sono venuti a trovarci, nonostante le raccomandazioni del governo, anche utilizzando poste per servizi non essenziali. In molte famiglie cresce l'attesa per ottenere i bonus promessi dal governo. L'INPS sta mettendo a punto tutte le procedure telematiche. Per ridurre al minimo i tempi di liquidazione dei congedi dei genitori che sono rimasti a casa a causa della chiusura delle scuole. Domande per il voucher, babysitting e altre misure di sostegno. L'INPS è al centro delle previdenze economiche previste dal decreto Cura Italia. Nel dettaglio, la settimana prossima avremo già le prime novità in merito all'indennità dei collaboratori, partite IVA e autonomi. Al momento gli uffici sono chiusi, ma attivi. I funzionari INPS stanno lavorando da remoto, tra le difficoltà dovute all'intasamento delle linee telematiche. Anche facendo ricorso alle ore notturne, i nostri funzionari stanno approfondendo il massimo impegno e le lavorazioni continuano. Questa mattina alle 11 in comunione con gli altri vescovi italiani il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, si è recato al cimitero maggiore a Padova per un momento di raccoglimento, veglia e di preghiera, nonché di benedizione ai molti defunti di questi giorni. Un gesto personale che il vescovo ha compiuto a nome di tutti e a cui ha partecipato anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Un gesto promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana per affidare alla misericordia del padre tutti i defunti di questa epidemia, ma anche quanti sono morti per altre ragioni in questo tempo e per esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore. E a questo proposito, proprio per essere vicini a tutti quanti i fedeli, Telechiara e TVA propongono dalla Basilica di Santa Maria di Monteberico tutti quanti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 7, la Santa Messa Feriale. E per quanto riguarda questa domenica, vi segnaliamo che Telechiara trasmetterà la Santa Messa in diretta alle ore 7, TVA Vicenza la trasmetterà sempre in diretta alle ore 9 e anche alle ore 17. E rimaniamo in tema per parlare di quella che è un'altra problematica legata al contagio da coronavirus, ovvero la sospensione di tantissimi eventi, e purtroppo uno di questi è anche il Festival Biblico. Il titolo della 16ª edizione dal 6 al 31 maggio doveva essere Logos, ma anche il Festival Biblico è rimasto senza parole di fronte a quell'emergenza coronavirus che mai ci saremmo immaginati di dover affrontare in termini così drammatici. Anche questa manifestazione è stata sospesa per la sicurezza delle migliaia di persone, enti, istituzioni e aziende che coinvolge nelle città e province interessate, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto, e quest'anno per la prima volta ci doveva essere anche Treviso con il Fuori Festival ad Alba. Ma se il Festival Biblico, assicurano gli organizzatori, rimane per ora senza parole, non rimane certo senza quel pensiero e quell'azione che ne completavano il titolo e su cui ora ci sarà da riflettere e condividere ancora di più. Usiamo questo tempo di sospensione con un doppio binario di ragionamento. Da un lato quello di riflettere su quello che potrà essere il nuovo formato del festival, un'ipotesi di un festival dal vivo e da casa, quindi una doppia modalità di uso e consumo. Dall'altra parte utilizzare questo tempo di sospensione
comunque per essere presenti e quindi organizzare un nuovo modo di incontrarvi, di incontrarci online attraverso proposte di incontri, dibattiti, meditazioni, senza intasare quello che è l'ambito online, senza soffocare di contenuti, perché in questo tempo serve anche appunto pensare per poi parlare, per poi agire, proprio per riprendere quella che è la tematica del Logos deciso per il 2020. Dunque ci ritroveremo, siamo presenti in quella che sarà un'organizzazione di contenuti online, nel frattempo siamo presenti per valutare quello che man mano la situazione ci consentirà di fare nell'autunno, con uno scenario che per il momento resta un'ipotesi, resta aperto, ma certamente lo siamo perché con una promessa, cioè quella di tornare, perché il Festival Biblico possa comunque adempiere quella che è la sua mission, cioè di realizzare delle agorà temporanee, in questo caso anche online, per proseguire il dibattito collettivo attorno ai temi della contemporaneità, anche alla luce di quello che le Sacre Scritture hanno da dire. Erano stati sospesi per permettere a tutti quanti i tecnici e gli operai di effettuare i test per il coronavirus e tra qualche giorno ripartiranno anche i test relativi alle paratoie del Mose. Intanto l'avvocato Vincenzo Nunziata ha rassegnato le dimissioni da amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, lo ha comunicato il prefetto di Roma. La decisione è stata comunicata dall'interessato ieri sera. Nunziata era stato nominato come terzo commissario del Consorzio, incaricato della realizzazione del Mose di Venezia il 19 novembre scorso, affiancando Francesco Ossola e Giuseppe Fiengo. Anche per questa edizione è davvero tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento come sempre a domani per l'informazione di Telechiara. Arrivederci. Domenica, velocissimi, proprio così, yaya. Buona domenica, ben ritrovati al consueto appuntamento con TG Chiara. Termina oggi una settimana molto impegnativa per la nostra regione sul fronte contagio da coronavirus, ma se ne sta aprendo un'altra altrettanto intensa che vede il cluster di Verona come attenzionato speciale. Ma questo lo vedremo nelle prossime edizioni. Intanto oggi concentriamoci su quelli che sono stati i fatti principali che hanno caratterizzato gli ultimi 7 giorni. Vediamo. E anche per oggi è davvero tutto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un piacevole proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci a domani.